Poiché viaggiamo con i soldi contati, non possiamo permetterci di pagare un albergo. Per le nostre tasche sarebbe proibitivo. Esiste però un modo molto interessante per ricevere ospitalità senza dover pagare. In tutto il mondo, infatti, ci sono moltissime persone che hanno bisogno di un aiuto nel proprio orto o nel proprio giardino. Perché non dare loro una mano in cambio di vitto ed alloggio? Il Woofing è un'organizzazione mondiale che aiuta i viaggiatori a trovare questo tipo di opportunità. Può essere faticoso, ma è un buon modo per risparmiare quando sei in viaggio. Qui siamo a Santo Lussurgiu, in provincia di Oristano, e assieme agli altri volontari stiamo imparando a fare il formaggio di capra. Il woofing è soprattutto un modo per vivere stili di vita diversi, imparare nuovi mestieri, vedere paesaggi mozzafiato, vivere in case strane, tipo questa, tutta in legno. Il woof è anche vivere avventure. Questa proprietà a San Pantaleo, nella Costa Smeralda, ci viene mostrato un esempio di orto sinergico, ovvero coltivare verdure senza l'ausilio di pesticidi o altri prodotti chimici, utilizzando piuttosto le sinergie della natura. Qui troviamo quasi tutto ciò che serve per essere autosufficienti. In ogni fattoria biologica che si rispetti c'è anche una compost. Saremo in grado di coltivare un orto quando torneremo a casa?